Un benvenuto al nostro canale YouTube Apre Torino e a un nuovo appuntamento formativo e di sensibilizzazione su problemi connessi alla disabilità visiva. Oggi ritorniamo a parlare di psicologia e sono ospiti con me due psicologhe, la dottoressa Simona Guida, che da tanti anni si occupa proprio di approfondire le tematiche sulla disabilità visiva presso l'associazione Apri Onlus, e la dottoressa Diana Gioffrè, che è vicepresidente dell'Apri Onlus, ma è anche lei psicologa. Argomento: il corpo nostro e come in questo momento di pandemia, di emergenza sanitaria, in qualche modo ha vissuto un momento di crisi, come tutti, ma specialmente per i disabili visivi. Allora, la parola alla dottoressa Simona Guida. Sì, vogliamo occuparci di questo perché nel prolungato utilizzo della dimensione online, cioè del 2D, degli schermi, nella nostra quotidianità, sia nell'ambito privato sia nell'ambito pubblico, che ha caratterizzato tutto l'anno che abbiamo alle spalle e caratterizza ancora l'oggi, il corpo ovviamente è sacrificato. Il corpo inteso come il corpo percettivo, quindi il corpo visivo, il corpo uditivo, il corpo tattile, il corpo olfattivo, il corpo sentito in generale. Il corpo anche è inteso come socialità diretta corporea, anche questa è una dimensione sacrificata del nostro corpo nella quotidianità. È ovvio che l'online ovviamente è sostitutivo del non far niente, ma a lungo andare non basta più, l'online non è più attraente. Quindi ci chiediamo dov'è finito il corpo all'interno di una situazione attuale in cui sicuramente dobbiamo ancora tenere presente tutta una serie di regole sanitarie per riuscire a traghettare oltre questo periodo di limitazioni così forti, così ovviamente importanti. È ovvio che più sottoutilizziamo il corpo nella nostra quotidianità, sia pubblica sia privata, più il corpo si sottrae, si ritira. È un po' come quando gli inglesi affermano use it or lose it, cioè se non lo usiamo lo perdiamo un po'. Il corpo perde di confidenza, perde un po' di saggezza. Per tutti, in particolar modo Diana, per chi vede poco oppure non vede, questo discorso forse è ancora più presente? Esatto, appunto come sottolineava la dottoressa Guida, l'online è diventato un po' un tappabuchi rispetto a quello che non possiamo fare in presenza a causa del virus. È ovvio che chi non può utilizzare il supporto del canale sensoriale visivo è sacrificato anche in questo senso. Proprio per questo una attenzione specifica volevamo offrire in questo video, proprio per dare qualche consiglio, qualche osservazione, approfondire assieme come affrontare questa situazione a maggior ragione in presenza di una disabilità visiva e quindi dell'assenza di un canale così importante e così utilizzato in questo momento proprio per sopperire alle problematiche legate alla pandemia. Sì, diciamo che poi c'è anche una dimensione nostra, molto impalpabile, molto astratta, molto simbolica, che è legata all'utilizzo della nostra corporeità, cioè il versante delle immagini e delle fantasie. In una situazione di sottoutilizzo pervasivo della nostra dimensione corporea nella quotidianità, anche la dimensione delle fantasie e delle nostre immagini si affievolisce, un po' si appiattisce e perde di pregnanza emozionale. Quindi è proprio importante dare più spazio al corpo nei limiti tuttora possibili e consentiti, anche perché questo ci consente di contenere quel fenomeno che per noi esseri umani non è per niente legato al nostro benessere, che è l'autoreferenzialità. Cioè più il corpo viene meno coinvolto in varie esperienze, anche a contatto con altri corpi, cioè altre persone, più frequentiamo una dimensione quotidiana di autoreferenzialità che non ci mette sicuramente in una situazione né di armonia né di buonsenso, sia dal punto di vista personale, sia con le relazioni con gli altri, sia nella nostra visione del mondo. Per scioltezza di riflessione con voi abbiamo pensato di
individuare 4 luoghi di esperienze diverse in cui coinvolgiamo il nostro corpo. Il primo luogo è il luogo delle percezioni. Ovviamente il nostro corpo è un organo di percezione, tattile, uditiva, olfattiva, gustativa, visiva. Coinvolgendo meno il corpo nelle situazioni della quotidianità, anche il nostro versante percettivo viene limitato, depauperato, diminuisce in qualche modo i suoi ingressi informativi. Cosa possiamo suggerire, Diana, per limitare, no, i disagi inerenti a questo tipo di sottoutilizzo? Appunto, nella riflessione noi vogliamo fornire dei consigli pratici per mettere in campo l'attenzione nei confronti proprio di quel che stiamo cercando di comunicare, quindi l'attenzione verso il corpo e l'evoluzione che sta avendo in questo periodo preciso. Il corpo è sempre lui, non cambia, ha le stesse energie e potenzialità di quando potevamo uscire senza limitazioni. Ricordiamocelo e cerchiamo di usarlo di conseguenza anche tra le mura domestiche. Come possiamo farlo, tra l'altro, in maniera accessibile? Non vedere in casa non è certamente una limitazione, possiamo farlo ad esempio con l'attività fisica. Se non riusciamo a percepire con il residuo visivo che abbiamo dei video che ci mostrano come fare esercizio, utilizziamo degli strumenti come ciclette, tapis roulant, elastici, oggetti casalinghi per fare pesi, come banalmente le bottiglie d'acqua totalmente piene. Oppure chiediamo a un esperto di spiegarci come effettuare questi movimenti. Una volta spiegati potremmo ripeterli dandoci degli obiettivi giornalieri o settimanali, eccetera, proprio per sentirlo in movimento il nostro corpo. E poi sentiamone le emozioni di questo corpo, cioè cerchiamo di prestare attenzione. Se vogliamo fare del movimento un pochino più emozionale, più emotivo, dedichiamo uno spazio della nostra casa a muoverci, a danzare, ad ascoltare una musica che ci faccia bene, che ci riporti alla mente ricordi positivi. Conosciamo bene la nostra casa, la sua planimetria e come è fatta nella nostra testa. Modifichiamo questa mappa mentale dedicando più spazio, spostando mobili, spostando oggetti, creando uno spazio preciso e apposito per il nostro movimento. E poi dedichiamo del tempo a metterci in risonanza col nostro corpo, ad esempio guardando serie TV oppure ascoltando audiolibri. Moltissime piattaforme online forniscono film accessibili con audiodescrizione, basta andare sul menu lingua, soprattutto i titoli in italiano, ma anche qualche titolo straniero ormai. E invece per quanto riguarda gli audiolibri, altrettanto sono moltissime le piattaforme che dedicano dello spazio a degli audiolibri letti da attori professionisti per calarci ancora più dentro la storia, ma anche servizi totalmente gratuiti come quello fornito dalla Biblioteca Civica di Torino, che ci dà modo di ascoltare dei libri in streaming. Ecco, una battuta solo che mi permetto. Le riunioni online che sono tanto necessarie in questo periodo. Io noto che spesso, approfittando del fatto di essere a casa, oppure non sapendo bene se siamo inquadrati oppure no, perché l'orientamento del nostro smartphone o del nostro tablet non è sempre ben chiaro, tendiamo un po' a perdere anche quella posizione posturale, diciamo, che contraddistingue la nostra presenza in una riunione fisica, quindi tendiamo a stare più stravaccati o a curare meno anche il nostro abbigliamento. Ecco, questo è un fenomeno che può essere rilevante in questa situazione. Ecco. Sì. Certo, sicuramente è proprio quando pensiamo al corpo coinvolto nella relazione con l'altro in presenza. Cosa ci succede? È ovvio che la risonanza della presenza nella relazione è proprio tutt'altro fenomeno che non una relazione a distanza mediata da uno schermo, come stai dicendo tu adesso, Marco. Siamo meno in grado in una relazione 2D a distanza di regolarci e sintonizzarci empaticamente con una persona o con più persone che stanno con noi. Quindi è ovvio che il corpo in presenza nella relazione ci consente
di regolare e di modulare anche la nostra aggressività negli scambi, oltre che prima di tutto sintonizzarci empaticamente con l'altro. Anche l'attenzione subisce una sorte diversa, prestiamo molta meno attenzione in una dimensione incorporea della relazione. E questo sì, è proprio un ambito in cui il nostro corpo si fa sentire, e le relazioni interpersonali e la nostra stessa identità corporea in presenza è tutt'altra cosa che non nella dimensione online, nel 2D con uno schermo che ci media e ci filtra. Cosa possiamo anche in questo ambito, Diana? Mi sembra di capire che cosa che mi succede spesso nelle riunioni, che le persone, approfittando del fatto che possono chiudere il microfono, possono chiudere la videocamera, magari fanno altre cose mentre cucinano o fanno altre cose mentre, durante la riunione, quindi il livello di attenzione è sicuramente più basso. Cosa ne pensi tu, Daya? Sì, partendo dal presupposto che appunto per tutte le persone questa è una situazione innaturale, noi non siamo fatti per questo tipo di relazioni. Noi siamo fatti per relazioni che hanno odori, sensazioni, presenza corporea. Quindi questa innaturalezza fa sì che ognuno tiri fuori delle strategie diverse o che comunque non si senta a proprio agio in questa situazione. Non è anormale sicuramente. Quello che si può fare è in primissimo luogo cercare di favorire laddove la legge ci permetta di farlo, le riunioni, anche solo come il tuo esempio Marco, in presenza, laddove è possibile appunto, quindi non sostituiamo laddove non necessario l'online con la presenza, perché non hanno lo stesso valore. E soprattutto in queste situazioni in cui riusciamo a incontrare le altre persone, nonostante le restrizioni a livello sanitario, quindi mascherine, gel igienizzante, distanza, prestiamo comunque attenzione al linguaggio non verbale dell'altro, delle sensazioni che esprime, del tono della sua voce, dei movimenti che compie, la sua rapidità, la sua lentezza, la sua rilassatezza. Proprio prestiamo attenzione e godiamoci quel momento preziosissimo che si innesta purtroppo in mezzo a tanti momenti invece online che, ripeto, sono assolutamente innaturali, e approfittiamo quando sentiamo insomma che questa innaturalezza ci pesa, raccontiamolo alle persone a cui vogliamo bene, esternalizziamo quello che sentiamo, quello che proviamo, quello che il nostro corpo ci trasmette sia a livello proprio biologico che emotivo, anche per la questione postura. Non sto tanto bene perché la mia postura ormai è appunto connessa alla situazione riunione, non tengo la schiena dritta, oppure passo troppe ore al computer tra lavoro in smart working eccetera. Raccontiamolo, rendiamo l'altro a cui vogliamo bene partecipe, mettiamolo in risonanza con noi, con le nostre sensazioni. Condividerle ci consente di tirarle fuori. Quindi sicuramente, come accennava già Diana, c'è un altro luogo importante in cui il nostro corpo svolge una funzione meravigliosa, molto precisa e molto umana ed edificante, cioè il corpo come luogo delle emozioni. E poi anche in questo, nell'ambito particolare anche della sessualità, il corpo è l'organo emozionale d'eccellenza. Nel corpo risuonano tutte le emozioni, sia quelle col segno meno sia quelle col segno più. Ogni volta che proviamo un'emozione il corpo dà dei segnali fisici molto chiari. Per esempio, in un'emozione di gioia spesso aumenta il battito cardiaco, aumenta anche la pressione arteriosa, può aumentare la temperatura cutanea e certe volte anche la nostra sudorazione. Insomma, questi sono tutti indici fisici che noi leggiamo molto chiaramente e sentiamo, abbiamo conferma che stiamo provando una certa emozione, come valutazione proprio situazionale molto profonda da parte nostra. Esponendo meno il corpo a situazioni ed esperienze in presenza, anche la dimensione emozionale si appiattisce un po'. E poi un piccolo cenno ovviamente a una dimensione emozionale molto particolare, molto intima della nostra sfera personale, cioè quella della sessualità,
ed è forse un discorso che nelle limitazioni indotte riguarda soprattutto le persone singole oppure le persone che stanno cominciando o desiderano cominciare conoscenze e relazioni con persone nuove, è ovvio che insomma c'è qualche difficoltà in più, c'è qualche remora in più, e forse nell'ambito della sessualità vale la pena oggi recuperare una dimensione che forse è un po' in disuso nella fretta culturale con cui impostiamo le relazioni, che è il corteggiamento, cioè quella dimensione più prolungata di ascolto, di sintonizzazione, anche di carezze, insomma. E forse vale la pena investire un po' di più anche in questo ambito. Cosa ne dici, Diana? Sì, appunto. È una questione assolutamente di riuscire a sentirsi comunque, sentire le proprie emozioni nonostante le distanze. Sono concrete lo stesso, possiamo ascoltarle e renderle vive comunque, utilizzando appunto ciò che ci viene concesso, quindi appunto l'incontro laddove è possibile, il corteggiamento che è fatto anche di parole non so, e di toni di voce, non solo di sguardi, e mettendo in campo appunto quelle che sono le nostre opportunità e possibilità. Sicuramente successivamente i frutti si possono cogliere. Poi pensavamo di dare un accenno a una situazione che alcune volte viene riportata da persone ipovedenti e non vedenti, cioè il corpo come luogo di giunzione dell'aiuto quando si è in strada. Alcune, l'esperienza di alcune persone, riferiscono di sentirsi un po' meno sicuri quando escono di casa, perché sanno che le persone adesso in generale sono un po' più diffidenti ad avvicinarsi agli sconosciuti e quindi magari prestare aiuto se vedono che c'è un bisogno per paura dei contagi. È una questione assolutamente delicata che ha a che fare assolutamente con quella che è la percezione della situazione esterna legata alla pandemia singola della persona. Abbiamo dei dati oggettivi però, tra questi dati oggettivi possiamo individuare le armi a nostra disposizione per metterci in campo e uscire appunto sfruttando quegli spazi che ci vengono concessi appunto dalla situazione pandemica. Tra questi spazi appunto c'è l'esterno e tra le nostre armi c'è ad esempio il nostro bastone bianco, che può fungere non solo come ausilio che ci consente di individuare gli ostacoli o i punti di riferimento durante un percorso, ma anche di comprendere le distanze dall'altra persona. Cerco di ricordare sempre io stessa che pur avendo la mascherina si può sorridere con gli occhi nel chiedere delle indicazioni per trasmettere comunque una sensazione positiva e non di panico legato al fatto che stiamo interagendo e quindi ci stiamo passando il virus. Abbiamo un bastone bianco, abbiamo un cane guida che ci può consentire di essere autonomi all'esterno. Nel chiedere indicazioni, come sempre avvenuto, possiamo mantenere la distanza e non trasmettere panico. Ricordo inoltre che appunto nel favorire laddove consentito l'incontro con l'altro, nello spostarci con i mezzi pubblici c'è un'attenzione particolare nei confronti delle persone che vedono poco o per nulla. Un esempio è GTT, il gruppo torinese trasporti, che ci consente di salire alla porta davanti, che è solitamente chiusa per gli altri passeggeri, facendoci ovviamente individuare, quindi mostrando il nostro bastone bianco e i nostri cani guida. In questo modo siamo isolati dal resto dei passeggeri e possiamo comunque viaggiare in sicurezza. Un ultimo appunto invece sul prendere qualcosa di positivo da tutto questo, e cioè l'attenzione verso il silenzio che ci può offrire questa situazione tutta particolare. C'è meno movimento all'esterno, è stato così soprattutto durante i primi blocchi di marzo, è possibile scoprire in questo modo i reali suoni di un luogo e le reali informazioni che questo contiene. Significa poter ascoltare senza doversi far distrarre dai suoni e rumori del traffico. Questo ci consente di imparare un sacco di cose su ciò che ci circonda pur non vedendolo. Approfittiamone, facciamo delle passeggiate,
attualmente, almeno finché è possibile, sono consentite. Siamo giunti al termine di questo appuntamento di formazione in campo di psicologia. Nel salutare i nostri ascoltatori e invitandoli ad iscriversi al nostro canale YouTube Apri Torino, lascio la parola alle nostre due dottoresse ospiti per un breve saluto. Grazie. Possiamo uscire, possiamo essere ben informati rispetto alle norme, sicuri di rispettarle senza limitarci oltremodo. Esatto, ricordiamoci che abbiamo un sacco di risorse anche laddove la vista viene a mancare, sfruttiamole tutte, mettiamole in campo per affrontare nel migliore dei modi questo periodo. Grazie a tutti. Grazie.